Sono il direttore di un programma di cooperazione che nelle sue linee guida si prefigge il supporto all'autorità nazionale palestinese attraverso le istituzioni locali, quindi municipi e di Joint Service Council. Il programma nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Mediterraneo e Medio Oriente, e viene coordinato nei territori palestinesi dal Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. Dunque, il nostro programma è individuato insieme all'autorità nazionale palestinese, Ministero del Local Government nello specifico, alcuni specifici settori di intervento a favore degli enti locali palestinesi, che vengono portati avanti in cooperazione e in partenariato con enti locali italiani. In particolare il centro ILO di Torino si sta occupando di una componente di capacity building a favore del Ministero del Local Government, direttorati dei Joint Service Council e Joint Service Council, quindi uffici centrali e periferici del Ministero del Local Government, che sono le nostre controparti istituzionali nello svolgimento delle attività del nostro programma. L'impressione, anche scambiando i pareri con i partecipanti del corso, che provengono sia dal Ministero del Local Government che dai Joint Service Council delle aree di Betlemme ed Hebron, mi è sembrata molto positiva. Il personale che ha seguito il corso risulta essere molto motivato ed entusiasta delle iniziative che l'ILO ha proposto nello svolgimento del corso, e sono confidenti che le altre attività che sono previste nel pacchetto che l'ILO ha progettato a favore di questa iniziativa completino tutto il ciclo di formazione del personale sia per l'elaborazione delle iniziative progettuali, sia per la loro gestione che per il loro monitoraggio. Questo per noi è molto importante perché consente di avere delle controparti nello svolgimento delle nostre attività che siano preparate in modo omogeneo e che possano poi svolgere in modo omogeneo le loro iniziative.